Agli aspetti di Taranto, al porto militare, alla vecchia città dei pescatori, un altro se ne aggiunge, ed è quello per cui oggi troviamo qui scrittori come Bo e Angioletti. Associando vita marinara e culturale, Taranto ha fondato due premi di mezzo milione, uno letterario e uno di pittura. Ambedue per un'opera che abbia come soggetto il mare. Riservatissimi i lavori della giuria. Acqua in bocca dunque, Tanino Chiurazzi e Ungaretti e Angioletti. Per ora anche Palazzeschi si tiene sulle generali con il concorrente Raffaello Brignetti. Noi, intanto, spettatori, passeggiamo per il lungomare e via d'Aquino, in attesa che la commissione pittorica operi la sua laboriosa selezione. Gli artisti in gara hanno un rivale nel critico Mezzio, che siede tra la giuria con Valsecchi, Felice Casorati, presidente, Apollonio, Guzzi e Alberto Savinio, del quale alla mostra fuori concorso incontriamo una di quelle opere che trasformano simbolo e intelligenza in realtà pittorica. Quadri che si godono subito e poi si scoprono lentamente. Ma adesso col sindaco Di Falco osserviamo Frutti di mare di Cassinari. E guardiamo con l'ammiraglio Girosi i vincitori dei premi acquisto. Francalancia col suo porto, Turcato con un piccolo porto, e di Gentilini questa deflagrazione di sole. Nella sala degli stemmi, palazzo della provincia, scena conclusiva. Casorati illustra il come e il perché del premio di pittura a Cassinari, artista già di primo piano. E Ungaretti dà col suo abbraccio l'investitura della poesia a Brignetti per il romanzo Altri equipaggi. Bene, ma un applauso anche a Taranto.